Molosiglio guarda al futuro. Il Circolo Canottieri Napoli ha ospitato il primo raduno della Nazionale Italiana SUP e Padel Board nella suggestiva cornice del Golfo. 12 gli atleti azzurri che si sono cimentati nelle acque antistanti il glorioso sodalizio giallorosso, fondato nel 1914. Siamo qui al Circolo Canottieri Napoli per il raduno stand up paddle e paddle board della nazionale italiana in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Ci sarà un europeo in Danimarca e un mondiale in Porto Rico a fine anno. Vogliamo prepararci al meglio perché siamo forti di un quarto posto ottenuto all'ultimo mondiale in El Salvador nel 2019, prima del Covid. Poi purtroppo il Covid ha bloccato moltissime, anzi quasi tutte le attività agonistiche di tutti gli sport, e quindi stiamo ripartendo da lì e abbiamo scelto questa splendida location del Circolo Canottieri sia per la logistica in mare ma anche la logistica interna. Abbiamo a disposizione veramente una struttura incredibile ed un golfo che oltre a essere meraviglioso ha delle condizioni ideali per mettere alla prova i ragazzi, appunto in tutte le condizioni. Abbiamo trovato vento forte, onda formata, mare liscio, quindi veramente perfetto per iniziare questo percorso di avvicinamento agli eventi internazionali. Siamo riusciti a fare dei downwind e degli upwind per cercare di andare a lavorare sugli aspetti più tecnici della pagaiata e della remata degli atleti. Siamo riusciti anche a fare delle ottime partenze in condizioni comunque molto simili a quelli che saranno i nostri appuntamenti internazionali. Il golfo si presta benissimo per questi tipi di allenamento. Abbiamo trovato condizioni di mare mosso e devo dire che le insenature ci stanno aiutando tantissimo anche laddove stiamo ricercando un po' di acqua piatta, soprattutto per le alte velocità, e oltre a questo stiamo lavorando anche molto sull'aspetto mentale, l'aspetto fisico degli atleti, e questo ci aiuterà anche a portare avanti la nostra valutazione e portare al massimo la nazionale.